La batteria degli smartphone fa veramente cagare, basta pochissimo e sono già scarichi. Non tutti noi abbiamo un power bank, ma soprattutto è difficile ricordarsi di metterlo in carica e di prenderlo tutti i giorni, ma tutti noi invece abbiamo degli amici, amici a cui possiamo rubare l'energia culo contro culo. Il componente principale di questo progetto sarà un ventilatore, in questo caso con connettore per iPhone, appunto perché mi sono basato sul fatto che tutti i miei amici posseggono un iPhone, quindi per me sarà molto più semplice andare a rubare la loro energia in questa maniera. Vado subito a smontare i pezzi del ventilatore, partendo dall'elica, passando poi al coperchietto bianco. Infatti dovrò proprio arrivare al circuito che c'è all'interno. Per fare questo uso un taglierino per tagliare la gomma che circonda il motorino elettrico. È una gomma molto morbida e in pochi istanti si possono già vedere le connessioni di stagno saldate sul circuito. Prendo ora uno saldatore a stagno, imposto la temperatura e rimuovo in pochissimi istanti lo stagno in modo da liberare il motore. Il motore lo mettiamo da parte e ci procuriamo ora dei cavetti di rame lunghi all'incirca 10 cm, che poi andranno tagliati su misura, e vado subito a saldarli al posto del motorino, quindi positivo e negativo. Ora con un tester non mi resta altro che misurare l'effettivo voltaggio che riesce a erogare il mio cellulare. In questo caso sono 3,6 volt, molto stabili, quindi ricordatevi questo valore, 3,6 volt. Mi procuro ora un power bank dei cinesi molto economico. All'interno sono presenti un circuito piccolissimo e una batteria. Questa batteria è da 3,7 volt, quindi molto simile al voltaggio che abbiamo visto prima. Mi procuro ora il circuito USB e vado a saldare ora in posizione, al posto della batteria originale, vado a saldargli invece il circuito che alimentava il ventilatorino, quindi positivo e negativo. Abbiamo alimentato questo circuito. Ora potrei tenerlo semplicemente così con una porta USB femmina, ma io voglio avere un circuito molto più compatto. Quindi vado a rimuovere la parte superiore, che vi ricordo essere positivo e negativo in questo senso, in modo da avere un circuito più piatto, più sottile, e vado a saldare in posizione sempre un connettore USB. Questo connettore andrà a alimentare appunto il cellulare ricevente, non il donatore di energia, ma il ricevente. Quindi, come intuibile, saldo il positivo e il negativo in posizione. Quindi il circuito verde sarà l'input da dove partono 3,6 volt e dall'altra parte ne usciranno 5. Inserisco tutto all'interno di un blocchetto di legno in modo da isolare il circuito e rendere anche più carino il tutto. Infatti questo diventerà un portachiavi, in modo da poter avere sempre con me questo oggetto e poter rubare in ogni circostanza l'energia da tutti quanti i miei amici o anche passanti, gente insomma abbastanza generosa, tanto l'energia del cellulare è gratis. Quindi questo va sul mio portachiavi e verrà sempre con me. Ragazzi, il video si conclude, spero che vi sia piaciuto, quindi un like è molto ben gradito, veramente molto ben gradito. Io per fare questo progetto in realtà avevo comprato molti più ventilatori del necessario, poi in realtà si è rivelato essere veramente semplice, quindi me ne sono avanzati 5-6, e se mi scrivete qualcosa nei commenti che mi faccia intendere che lo volete ricevere, io estraggo dei vincitori a caso e prestissimo ve li spedisco tutti quanti a casa vostra. In ogni caso, se avete fretta oppure il contest si è già concluso, vi metto tutti i link Amazon qua sotto in modo che potete vedere i prezzi e eventualmente comprarvi componenti. In ogni caso, io vi lascio con i miei due ultimi progetti, quindi come fare una Powerball. Sono tutti 20 progetti inerenti agli smartphone, quindi una Powerball che è un attrezzo ginnico che con il movimento del polso vi carica il cellulare, e anche come fare tre modifiche per smartphone, una più figa dell'altra, quindi andate a vedervele.
Noi ci vediamo di persona tra pochissimo, tra meno di 10 giorni, il 5 novembre a Parma. Io sarò al centro commerciale Eurotorri. Sarò lì non tanto solo per fare l'ospite, per incontrarvi, fare due parole, delle foto, ma soprattutto perché ci divertiremo un sacco. Sarò lì e costruirò per voi, insieme a voi, magari coinvolgerò qualcuno, un esperimento veramente figo. Quindi non mancate, noi ci vediamo là, oppure ci vediamo la prossima settimana con un nuovo progetto. Ciao a tutti.